Ora Digital si registrerà la Exposure conferenza. Radio. Oggi parleremo di IoT insieme a Matteo Compagnoni di 4Solid. Che cos'è Next Call Generation? Next Call Generation è un'iniziativa nata da un'idea di CSMT e di alcuni dei suoi partner come Codice Plastico, Pico Quadro, 4Solid, Prima Informatica e Università degli Studi di Brescia. È un'iniziativa che punta a creare una community a sfondo, diciamo, tecnologico e di sviluppo software per cercare di scambiarsi opinioni, trasmettere nozioni su tecnologie sulle quali magari noi lavoriamo tutti i giorni e cercare di diffondere anche un po' di conoscenza. Qua sotto vedete il sito di Nextcode, www.nextcodegeneration.it, dove pubblichiamo tutte le news relative alle sessioni che teniamo e anche alcuni articoli e tutto quello che riguarda anche la Next Code Challenge di cui dopo parleremo. C'è anche l'indirizzo di Instagram, CSMT Polo Tecnologico, su cui potete seguire informazioni relative a Next Code sempre o anche altri eventi che CSMT sponsorizza. Next Code è un'iniziativa partita, diciamo, con l'idea di fare degli incontri dal vivo. Siamo riusciti a farne due inizialmente, purtroppo dopo è arrivato il problema del coronavirus e quindi siamo migrati su piattaforme online e attraverso la modalità del webinar. Comunque, visto che c'è stato un discreto feedback, potete poi seguire tutte le puntate registrate online anche sul canale YouTube di CSMT, quindi se vi siete persi qualche informazione, cercate il canale YouTube CSMT e troverete anche le nostre sessioni precedenti. Next Call Challenge, che cos'è? Per chi ancora non lo sapesse, ad ogni incontro viene proposta una sfida di coding dove è possibile partecipare singolarmente o a squadre. È possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione e viene stilata e costantemente aggiornata una classifica che si chiuderà con l'ultimo incontro del 2020. Ad ogni incontro daremo un punto per ogni soluzione corretta, 3 punti per il secondo e terzo posto e 5 punti per la soluzione migliore. La valutazione si basa su correttezza del risultato, efficienza dell'algoritmo, stile di programmazione, originalità di soluzione e i commenti presenti nel codice. Questa era la challenge precedente, numero 3, dove bisognava trovare il più piccolo cubo che ha esattamente 5 permutazioni delle sue cifre, che sono a loro volta dei cubi. Se volete andare a recuperare anche le challenge precedenti così di letto, sono tutte presenti sul sito. La soluzione era il numero che vedete qua evidenziato, 12, 70, 35, 95, 46, 83, e queste sono le altre permutazioni. Abbiamo deciso oggi, visto che ci sarà anche un intervento ulteriore di un collega, di non approfondire la soluzione e la pubblicheremo domani sul sito nextcallgeneration.it. Comunque, diciamo chi è stato il vincitore. Si riconferma vincitore anche dalla Challenge 3 AC27041980, anche se dobbiamo dire che anche questa volta, cioè che questa volta tutte le soluzioni che ci avete fornito erano corrette. Sul podio quindi anche Massimo Forni al secondo posto e Alex al terzo posto. Avete utilizzato tutti un approccio piuttosto simile, quindi l'algoritmo che avete utilizzato per risolvere la Challenge era più o meno lo stesso. Abbiamo come al solito premiato chi ha fornito un codice più elegante e commenti dettagliati e a questo giro abbiamo dato un premio aggiuntivo a chi si è concentrato anche sugli aspetti di miglioramento della complessità computazionale. Quindi c'è stato un diciamo, evidente miglioramento delle performance da parte di AC27041980 e quindi abbiamo deciso di premiarlo. Comunque, sul sito potete trovare la soluzione alla challenge per chi fosse interessato. Presentiamo quindi la challenge 04. Sembra complessa da leggere, difatti è un po' complessa da leggere, però poi se la rileggete con calma capirete che non è così difficile. Un numero positivo è pan digitale in base B se contiene tutte le cifre da 0 a B-1, almeno una volta, quando scritto in base B.
Un numero n superpandigitale è un numero che è contemporaneamente pandigitale in tutte le basi, da 2 a n incluso. Ad esempio, 978 è il più piccolo numero 5 superpandigitale. E si vede come per tutte le basi da 2 a 5, ognuno di questi numeri contiene tutte le cifre da 0 a n-1. Quindi qua da 0 a 1, da 0 a 2, da 0 a 3 e da 0 a 4. Continuando. In modo simile, il numero seguente è il più piccolo numero 10 superpandigitale. La somma dei 10 più piccoli numeri 10 superpandigitali è il seguente, sempre un po' uno scioglilingua. Quindi cosa vi chiediamo di trovare? Bisogna trovare la somma dei 10 più piccoli numeri 12 superpandigitali. Come al solito, per partecipare bisognerà inviare una mail alla seguente mail, challenge@nextcodegeneration.it. La scadenza è domenica 24 maggio, anche perché il prossimo evento sarà fra 2 e mercoledì, e la BE dovrà avere questa struttura. Non vi preoccupate che ogni partecipante riceverà queste istruzioni via mail e quindi poi non c'è bisogno di prendere nessun appunto adesso. Un suggerimento per restare in contatto, se segnate questo numero in rubrica 371 16 88 930, inviate un messaggio su WhatsApp con scritto Nextcode On, vi inseriremo nel nostro canale broadcast e riceverete tutte le informazioni e le news relative a Nextcode, anche attraverso WhatsApp. Questo è la locandina del prossimo evento, di cui se volete prendere già nota, poi vi arriverà comunque nota anche attraverso la mail. Sarà il 27 maggio, parleremo di Azure Kubernetes Service, un argomento molto molto caldo e anche qualcuno ci aveva già chiesto in passato, quindi abbiamo organizzato la sessione. Parlerà Alessandro Melchiorre di Codice Plastico e vi consiglio a tutti di partecipare perché sarà un talk molto interessante. Prima di parlare di IoT ci sarà un breve intervento di un collega, Matteo Falasconi, che abbiamo, diciamo, ritenuto interessante perché c'è un possibile bando su un progetto finanziato che potrebbe riguardare tutte le persone coinvolte in tematiche di sviluppo software o tematiche comunque digitali. Quindi ci è sembrato interessante fare una breve introduzione a questo argomento. Poi dopo, se volete avere ulteriori informazioni, ci potete contattare e quindi vi daremo ulteriori informazioni. Lascio la parola quindi a Matteo. Interrompo la condivisione. Matteo. Matteo, accendi il microfono. Eccoci, Ok, vai. Condividi pure lo schermo. condivido lo schermo. Se ci sarà bisogno di fare qualche domanda, scrivetela pure in chat e ci penserò io a rivolgerle a chi sta parlando. Perfetto. Lo schermo è visibile? Sì, vai pure. Ok, allora buonasera a tutti. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Matteo Falasconi e lavoro nell'area project funding di CSMT. Innanzitutto diciamo, ovviamente il mio intervento ha un carattere ben diverso da quelli che diciamo, siete soliti trattare in Nextcode. Un po' mi dispiace perché in realtà sono cose, diciamo, un pochino meno affascinanti, interessanti, però ovviamente altrettanto importanti. Io peraltro ho un trascorso, io sono un fisico e ho lavorato diversi anni su problemi un po' simili a quelli che trattate voi, perché ho, diciamo, lavorato un po' di anni su questioni di machine learning e data mining, dopodiché ho abbandonato l'ambito per mettermi a fare il mestiere che faccio oggi.
E me ne sono anche pentito, amaramente. Comunque, ciò detto, questa sera vorrei parlarvi 5 minuti di un bando che finanzia progetti di innovazione, che è stato pubblicato, bando congiunto Union Camere Regione Lombardia, e si chiama proprio bando Union Camere SI 4.0. Di che cosa parla questo bando? Fondamentalmente l'obiettivo è quello di supportare attraverso dei contributi a fondo perduto micro, piccole e medie imprese, quindi sostanzialmente in questa categoria rientrano sia società che liberi professionisti anche in forma singola, perché sono equiparati a PMI, che sostanzialmente che cosa facciano? Intendono sviluppare soluzioni, prodotti o servizi innovativi basati su tecnologie digitali del Piano Nazionale Impresa 4.0. Poi spiegherò più in dettaglio di che cosa si tratta, quali sono gli argomenti, i temi che sono finanziabili. È veramente un bando molto ampio. Oltre a questo, l'obiettivo del bando è quello di promuovere la collaborazione tra le micro, piccole e medie imprese lombarde, quindi devono essere necessariamente avere una sede operativa in Lombardia, e soggetti qualificati nel campo delle tecnologie 4.0. Quali per esempio CSMT, quindi devono essere questi soggetti qualificati, devono essere centri tecnologici, poli trasferimento tecnologico, innovation hub, start-up innovative. E l'idea è quella di stimolare il trasferimento, lo sviluppo e il trasferimento di soluzioni tecnologiche Industria 4.0 alle imprese. In particolare, il bando vuole anche favorire lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta all'emergenza del Covid. Quindi qua dentro ci sta tutta la prototipazione, sviluppo di dispositivi, di servizi, di componentistica che riguardino la sicurezza sul lavoro, l'innovazione di processo, la gestione dell'emergenza e via dicendo. Questi sono gli obiettivi sostanzialmente. Quindi, che tipo di progetti si aspetta Union Camere che vengano finanziati o presentati dalle imprese? Progetti di sperimentazione, di prototipazione, ma anche progetti di sviluppo di nuove soluzioni, fino addirittura proprio alla messa sul mercato. per cui non finanzia soltanto la sperimentazione, la ricerca e la prototipazione, finanzia anche lo sviluppo di preserie industriali piuttosto che di soluzioni commerciali, che devono ovviamente essere poi in qualche modo commercializzate da questi soggetti che le propongono. I progetti possono riguardare una o più delle tecnologie, almeno una, diciamo, delle tecnologie di innovazione che sono descritte in un elenco contenuto nel bando. Quindi riguardano robotica avanzata, manifattura additiva, stampa 3D, prototipazione rapida, sistemi di visione, di realtà virtuale, di realtà aumentata, sistemi di interfaccia uomo-macchina, simulazione di sistemi cyber-fisici, integrazione di processo, internet delle cose, quindi IoT, IoT industriale, quindi internet delle macchine, cloud computing, cyber security, analisi di dati, analisi di big data, quindi qua entriamo un po' anche nel merito delle cose che magari interessano a voi, ottimizzazione, e qui ci può essere anche una parte di tipo algoritmica, attraverso per esempio algoritmi di ottimizzazione nuovi, soluzioni per la gestione dei processi aziendali, intelligenza artificiale, blockchain. Quindi, come vedete, la lista è molto lunga. Poi a queste si aggiunge tutta una serie di tecnologie digitali che riguardano ad esempio l'e-commerce, pagamenti remoti, fintech, geolocalizzazione, tecnologie per customer experience, quindi qua so, realtà aumentata,
integrazione di sistemi, quindi sistemi integration applicata all'automazione. Quindi la lista è veramente molto lunga, il bando è estremamente ampio. I contributi che vengono dati sono del 50% dei costi ammissibili e i progetti non sono progetti enormi, sono progetti che sono alla portata di microimprese. Quindi investimento minimo, il progetto più piccolo deve avere un taglio di 40.000 euro. Il contributo massimo che viene concesso da Unioncamere è 50.000 euro, quindi progetti da 100.000 euro di costo. I costi ammissibili sono di vario tipo, quindi un progetto ovviamente ha varie componenti di costo, quindi tra costi di personale interno piuttosto che costi esterni. In questo caso Unioncamere che cosa finanzia? Finanzia, ad esempio, le spese di consulenza erogata da fornitori di servizi qualificati, per esempio CSMT, la formazione su particolari, diciamo, ambiti delle tecnologie 4.0, anche qui erogate da fornitori qualificati, i costi in investimenti in attrezzature tecnologiche o programmi informatici, le licenze, per esempio, servizi e tecnologie per ingegnerizzazione del software. Anche qui sono servizi di consulenza erogati da fornitori esterni, le spese per eventuali brevetti, marchi e via dicendo, e le spese di personale dell'azienda. Poi il bando ha un paio di vincoli un po' particolari, nel senso che la somma dei costi CD&E deve essere maggiore o uguale al 25%, mentre le spese di personale dell'azienda possono al massimo essere il 30% dei costi complessivi da A a E. Qua ci vuole un algoritmo per discernere la cosa. In realtà la regione mette a disposizione un file Excel che fa già i calcoli in automatico. Questo comunque è un esempio di investimento, diciamo, so, spese in formazione 20.000 euro, acquisto di hardware e software 10.000. Spese di personale 9.200, investimento totale 40.000. Questo è un bando che scade il 30 giugno del 2020, però i costi, cioè la Unioncamere finanzia progetti che sono già partiti volendo, nel senso che sono eleggibili i costi sostenuti dal 2 di marzo fino al 31 luglio 2021. Non 2020, 2021, l'anno prossimo. Il contributo è concesso con una procedura di valutazione, quindi non è un bando a sportello che chi prima arriva meglio alloggia, ma c'è un annex tecnico, diciamo, una scheda tecnica del progetto che deve essere compilata, non particolarmente difficile da compilare, e poi sulla base di questa scheda i progetti vengono valutati e viene fatta una graduatoria, quindi finanziano solo i progetti più meritevoli. Noi di CSMT, sia io che il mio collega Alberto Bonetti, di cui trovate qui i riferimenti, ovviamente siamo a disposizione anche per aiutare le imprese a presentare, le domande su questo bando. Il motivo per cui ne parliamo questa sera è perché in questa platea, diciamo, i partecipanti a questo incontro sono persone che normalmente o sono liberi professionisti o hanno magari hanno la loro ditta individuale o lavorano per delle piccole e medie imprese. Quindi pensavamo insieme a Marco che poteva essere un'occasione per farvi sapere che c'è questo bando e mettervi a disposizione le nostre competenze, eventualmente se avete un progetto interessante da proporre. In particolare, per esempio, che riguardi la gestione dell'emergenza Covid-19, potrebbe essere un tema interessante, ma come avete visto, il bando è molto ampio, per cui ci farebbe piacere anche se eventualmente voi siate dipendenti di una piccola e media impresa che può avere un progetto, che ha un progetto nel cassetto, tornando a casa fate sapere ai vostri direttori
che questo bando esiste e gli dite di mettersi in contatto con noi per ulteriori dettagli e approfondimenti. Io chiederò a Marco ovviamente di mandare le slide che ho fatto vedere a tutti i partecipanti e chiunque fosse interessato mi può contattare e può prendere contatto con il mio collega. I miei contatti li scriverò in chat, così ce li avete, sia la mail che il numero di telefono. Ciò detto, penso di aver concluso. Se ci sono domande, Perfetto. sono a disposizione. Grazie mille Matteo. Per chi si è introdotto dopo, era una breve, diciamo, descrizione di un possibile progetto finanziato e vi manderemo comunque tutte le slide. Ok, grazie ancora Matteo. Direi che possiamo partire con l'altro Matteo Compagnoni che parlerà oggi. Teo Compagnoni, accendi pure il mic. Eccomi. Posso Ok, ti sentiamo. E vai con la condivisione. condividere? Yes. Io Come al solito. non vedo abilitato lo screen. Sorry, un attimo che controllo. Ora puoi farlo, perdonami. Ok, no problema. Questo. Perfetto, dovrebbe vedersi la slide iniziale. Ti do aiuto io Ok. quando si vede, adesso ancora non la vediamo. Ok, è arrivata. Eccola. Allora, buonasera a tutti. Io non sono un divulgatore professionista e non sono un esperto di comunicazione, per cui ringrazio per aver chiesto il mio contributo, lo svolgo volentieri e diciamo l'obiettivo di questa serata insieme è quella di fare un talk informale con il quale essenzialmente andiamo ad indagare un po' quella che è una materia che seguo da tanto tempo e che così in questo modo mi appassiona ancora quasi a 50 anni. Vi parlo da Manchester, UK, dove abito e essenzialmente, diciamo, se mi vedete con questa felpa, perché qui oggi il tempo non era proprio eccezionale. Forse in Italia mi dicono che il tempo è un po' meglio di qua. Allora, procedendo, la carrellata sarà, ecco qua, semplice. Io partirei facendo un minimo di storia da quando mi occupo di questa materia, essenzialmente dal 1995, più o meno dal 94-95. E quello che forse così, chi parla di IoT ed è molto più giovane di me non sa è che forse l'IoT è sempre esistita per certi versi. Solo IoT sembra un cool name che in qualche modo ha fatto breccia a livello un po' commerciale. Prima la chiamavamo telecontrollo, telelettura, telemetria, automatic meter reading, data logging remoto. C'erano un milione di modi in giro per il mondo per chiamarlo. Per chiamare questa IoT, poi sembra che IoT così, ha fatto breccia ed è diventato il modo in cui sono state definite le cose. Io ricordo a chi è un po' vecchiotto come me che nel 1993 sulla Williams Mansell aveva le sospensioni attive telecontrollate dai box, che poteva compensare la curva e poteva fare un sacco di cose. Già, voglio dire, nelle stazioni ferroviarie sono sempre stati presenti questi grandi pannelli dove c'erano quelli che si chiamavano SCADA, forse qui si legge poco, però essenzialmente dei supervisor che rappresentavano dei sistemi di dati remotizzati. Per cui l'IoT è qualcosa di relativamente antico, solo magari non si chiamava IoT. Per cui con una definizione tradotto dall'inglese Internet delle cose funziona, non è male, ma voglio dire, forse man mano negli anni mi sono fatto l'idea che è meglio parlare di oggetti, cioè parlare di Internet degli oggetti è forse più vicino alla realtà rispetto a dire Internet delle cose.
perché noi con la lingua italiana un pochino più ricca delle lingue anglosassoni abbiamo due parole che rappresentano, diciamo, due categorie diverse. Con cosa si può rappresentare una categoria semantica, con oggetto si va dritti nella fisicità, e quello di cui stiamo parlando sono oggetti interconnessi che si mostrano essenzialmente alla fine come più potenti, potenti ho messo tra virgolette perché sono più capaci, e dopo cerchiamo di capire cosa vuol dire più capace, a parità di funzioni, perciò l'oggetto è lo stesso, ma quando è interconnesso dà qualcosa in più. E questo qualcosa in più, ve lo svelo subito, è dato dal fatto che questi sistemi possono collaborare. Il fatto di collaborare li rende più potenti, e il dettaglio non è da poco. L'IoT è essenzialmente una rivoluzione, e questa rivoluzione è in atto, un po' silenziosa, e fa, diciamo, un po' di rumore, magari qualcuno ogni tanto parla così di previsioni di mercato e cose del genere, però la dovete vedere, la dovete pensare come una rivoluzione simile a quella che è avvenuta per l'introduzione di un'altra tecnologia che è nota, che conoscete, e che è la tecnologia della carta. La carta per noi esiste da sempre, però quando è stata introdotta la carta, così provate a pensare a quello che abbiamo studiato tutti da giovani, era una tecnologia pazzesca, complicata, richiedeva tanto tempo, un solo foglio era un'opera d'arte. Era però un modo per diciamo, avere un modo relativamente semplice per inserire, per costruire una metodologia per trasferire informazioni. E la carta poi pian piano negli anni, in 2000 anni di storia, è diventata sempre meno costosa, sempre meno diciamo sempre più applicata, sempre più usata. E poi qui scherzando vi ho fatto alcuni esempi, ma li conoscete tutti, ed è andata a finire essenzialmente ovunque. Qui c'è un piccolo link sulla storia della carta che ancora tanti anni fa, tanto tempo fa avevo così letto, e ve l'ho posizionato, perché l'IoT è una rivoluzione che probabilmente, a parte i tempi, sarà molto simile a quella della carta, cioè impatterà fortemente le società. Ricordatevi che la carta è arrivata fino a dove vedete, la vedete, è arrivata fino in bagno la carta. Per cui la carta è una rivoluzione, l'IoT sarà una rivoluzione che, come la carta, mette a disposizione una tecnologia. La tecnologia della carta ha permesso dei grandi cambiamenti nelle società, l'alfabetizzazione, la diffusione della cultura, quella che noi chiamiamo la lettura, che per qualcuno è una distrazione o un divertimento, per qualcuno è uno studio, ma ha cambiato il modo in cui le società si sono comportate. L'IoT si presume che possa essere mappato in questo modo, come una tecnologia, si dice in gergo, per chi parla aulico, una tecnologia abilitante che abilita una rivoluzione. Un po' di numeri sull'IoT. L'IoT oggi è più o meno fatta così, ok? È una rivoluzione che è iniziata silenziosa e si è diramata in tutti gli oggetti, per cui questi oggetti che cominciano a interconnettersi, qualcuno avrà sentito anche tanto tempo fa, così, elettrodomestici, i classici elettrodomestici, i frigoriferi, le lavatrici, che pian piano si connettono e oggi sono arrivati ad essere ben più di noi umani, per cui la rivoluzione silenziosa sta interconnettendo. Chi di voi è un po' così datato come me si ricorderà Terminator, per cui le macchine stanno facendo il loro passaggio. Noi abbiamo 4,5 miliardi di persone connesse in internet, dati che vi riporto qui in un link del 2019, però abbiamo
le stime dicono 8-10 miliardi di dispositivi continuamente connessi. Andiamo un po' nel dettaglio, in quello che conosciamo tutti, ok? L'abbiamo sentito dire un sacco di volte, però proviamo a giocare un po' con queste slide e sicuramente sono tutte cose che vedete abbastanza familiari, cioè vi siete trovati pian piano a lavorare, a gestire la vostra vita con dispositivi che non erano più muti. Erano capaci di raccontare quello che vedevano, quello che acquisivano, e in ambiti diversi, dalla casa fino all'industria, sono pian piano entrati e hanno cominciato a raccontare quello che succede in questi ambienti. Dove vanno a finire questi dati? Essenzialmente vengono scambiati by network. Naturalmente la tecnologia abilitante per l'IoT è stata la rete internet, la rete globale. Se non ci fosse stata la rete internet, questo modello non sarebbe stato applicabile. Per cui è una catena di abilitazioni che ci si trova oggi ad un livello di maturità interessante, ok? Fino al punto in cui oggi sentite parlare di smart city, ok? L'avete sentito in mille modi. Ci sono stati dei progetti importanti anche a Brescia e ci sono intere città in Giappone, io le ho visitate per lavoro in Cina, che sono definite a tutti gli effetti smart city e interconnettono dispositivi, lasciando libertà ai dispositivi di tenere l'uomo nel loop, perciò si dice IoT man in the loop, oppure IoT senza uomo, essenzialmente, che vuol dire dove i dispositivi possono cominciare a fare a meno di noi. Ok? Terminator di prima forse è un po' troppo, però ci sono oggi delle realtà, delle situazioni in cui il loop non si chiude più sugli uomini, si chiude da macchina a macchina. Vi faccio un esempio: i vostri water meter, gas meter vengono teleletti, la telelettura passa in cloud o in sistemi che processano il dato. A un certo punto il dato si processa, viene quantificato, viene bollettato, c'è il billing va nei sistemi di e-banking, l'e-banking esegue un trasferimento di mani di soldi e alla fine noi uomini sappiamo che è successo qualcosa perché ci è calato il numero nel conto corrente, però all'atto pratico il sistema ha processato. Gli uomini sono fuori da questo loop, da questa gestione. Ok? E l'idea pian piano è quella di abilitare tantissimi processi ad essere sempre di più automatici. Probabilmente questo senza tanti segreti e senza tante così, paure. Cambierà il mondo del lavoro, lo sta già cambiando, probabilmente non esisteranno più alcuni lavori che forse è anche corretto che non esistano, ok? E probabilmente invece si genereranno nuove competenze, ci sono studi che dicono che chi nasce oggi fa per il 70%, con il 70% di probabilità farà un lavoro che oggi non conosciamo, che noi non immaginiamo. Chi si occupa di intelligenza artificiale come me e come i miei colleghi in For Solid e nelle aziende dove sono dirigente, sanno benissimo che il sistema oggi sta variando ad una velocità che probabilmente nei prossimi anni si vedrà sempre più concretamente in posti di lavoro che si vanno, diciamo, eliminando, ma in competenze nuove che si devono creare. Non so, vi faccio un esempio ridicolo che però esiste. Oggi abbiamo una carenza, una mancanza di persone che si dedichino all'addestramento degli oggetti. Cioè gli oggetti per avere un po' di intelligenza fanno uso di questa famosa intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale essenzialmente è un'algoritmica avanzata
dove il paradigma non è più orientato all'algoritmo, ma è orientato al dato, e questi oggetti hanno bisogno di dataset. Hanno bisogno di dataset certificati, hanno bisogno di dataset concreti, e questi dataset sono esperienze che solo l'uomo oggi può identificare come veri o falsi. E oggi questo è un nuovo lavoro che solo 10 anni fa forse non c'era. Andando avanti nel racconto, come dire, l'IoT la vediamo applicata tutti i giorni, tutti i secondi, nei magazzini. Amazon è un'espressione di questa cosa, ma come tutte le cose equivalenti ad Amazon, ok? Direi che se mettete l'occhio su questo home automation, questo è stato un oggettino, non so se si vede il mio mouse, che essenzialmente è un termostato, lo userò come esempio anche dopo. Questo termostato è stato il termostato con cui Nest, che è stata acquistata poi da Google, ha costruito la rivoluzione dei dati su un oggetto banale come questo. Questi sono i dispositivi che avete sempre immaginato. Sono quasi sicuro che chiunque sia collegato, non conosco come è distribuita la platea, quali sono gli skills che mi stanno seguendo, però immagino non c'è proprio difficoltà a capire questa catena. Quello che forse però non immaginate è che ci sono applicazioni che sono poco classiche, ok? Ve ne mostro tre in una slide che adesso abilito. Per cui, se la state vedendo adesso, esistono delle trappole per topi che, quando hanno il topolino, diciamo nella prima versione, quella blu, probabilmente intrappolato molto male, non andiamo sul duro, ma nella seconda trappola, quella nera, il topo entra in un labirinto, non riesce più a uscire, si chiude un gate e perciò rimane, diciamo, intrappolato con della pappa, con del cibo dentro, ma pronto per essere ridistribuito in natura, ok? Però uno dei problemi delle trappole per topi è che non sappiamo quando è scattata. E oggi esistono delle piccole trappoline per topi a batterie che essenzialmente dicono: questa trappola posizionata in questo punto, ricordatevi che le trappole per topi non sono utilizzate solo nelle case di campagna, sono anche quegli oggettini che vedete in giro nella città serve per intrappolare. Un'altra applicazione che non si conosce, ho notato che non si conosce spesso, c'è un mercato intero legato alla qualità del cibo. Il cibo non ci basta più solo mangiare, vogliamo mangiare bene, e per mangiare bene, per chi non è vegano o vegetariano, significa anche avere della carne di una certa qualità. E la qualità prevede che questa carne sia di un animale che si è mosso, che non è stato allevato fermo semplicemente aumentando peso. Questa cosa si ottiene per esempio con una certificazione che viene ottenuta legando un piccolo sensore alla zampa dei polli, delle galline e così via, e quando sono stati raggiunti i passi giusti, si possono fare statistiche su questi animali, si può capire se questi animali sono sani, se invece si stanno ammalando perché non camminano più, se possono camminare, perciò gli spazi sono adeguati o no. Ultima applicazione che può sembrare così un po' strana è l'inserimento nello stomaco, non chiedetemi dettagli perché anche io questi non li conosco, non ho la biologia così di tutto il dettaglio, però chimicamente vengono fatte delle analisi su quello che viene digerito e come viene digerito, e vengono mandati dei segnali via sempre sistemi IoT che rappresentano l'animale e lo stato di salute di questo animale. Sono abbastanza convinto che queste tre applicazioni forse così non per tutti erano conosciute. E questa è ancora una volta IoT, l'IoT segreta, quella che non vedete. Bene, ma quanto ha invaso oggi l'IoT il sistema? Direi parecchio, direi. C'è
ci sono degli studi, qua ve ne riporto uno, essenzialmente qui vi viene detto che dalle costruzioni, l'energy, il consumer home, industrial, transportation, retail, security, IT networks, healthcare, tutti questi settori sono stati invasi e sono stati invasi con questi raggi di copertura, guardate bene. Ci sono gruppi d'applicazione, ci sono i tipi di location che sono stati così invasi e i devices che voi non vedete, non percepite, che non si percepiscono. Quando una tecnologia non si percepisce è perfetta, è la tecnologia giusta, perché è una tecnologia che aiuta segretamente e porta risultati. Per cui tutti questi dispositivi che magari non oggi guarderete, se non lo sapevate, da oggi guarderete in un modo diverso, in qualche modo oggi sono connessi. Bene, ma una volta capito che sono connessi, qual è la virtù, quali sono i segreti dell'IoT, quali sono perché essere interconnesso è un valore? Guarda, la slide che ho trovato più intelligente in tanti anni che propongo questi concetti è questa, ok? Io qui ho fatto un collage di tante cose che ho in giro in tante lingue perché qualche pezzo di mondo mi tocca viaggiarlo e diciamo questa è quella che sempre in qualche modo riesce a trasmettere bene l'obiettivo. Partite dal pallino in basso a sinistra blu, il sense, il sensore, ok? Tutto ciò che l'IoT fa, lo fa partendo da una grandezza fisica da misurare e questa grandezza fisica viene misurata con una catena di misura. Perciò, eccola qua, quel pallino verde. Fino a qua niente di strano. Teoria del controllo, ok? Cose che avete sentito all'istituto superiore, se avete fatto l'istituto tecnico piuttosto che l'università, e dalla catena di controllo. Perciò le riduzioni dei segnali rumore e tutto quello che serve per avere una misura adeguata, che si dice in qualche modo ripetibile, accurata, con tutte le caratteristiche che deve avere, a un certo punto viene interpretata. Cioè c'è un sistema di correlazione che correla una grandezza fisica misurata con una grandezza probabilmente elettrica, una resistenza, un'induttanza, una capacità, una variazione di campo magnetico, chissà che cosa, ok? E questa grandezza viene interpretata, viene correlata. Fino a qua la catena è tradizionale, non c'è proprio nulla di diverso da quello che è il vostro metro laser piuttosto che un qualsiasi altro oggetto che misura qualcosa. La magia si compie dall'arancione verso il viola, per cui qui comincia la parte con la quale rendiamo disponibili questi dati ad un'area più larga del singolo oggetto che esegue la misura, per cui c'è un accesso alla rete e dalla rete la magia si chiude su essenzialmente su un cloud, su servizi in rete. Può essere anche un cloud o semplicemente un server raggiungibile, non deve essere necessariamente un cloud. Però qualcosa che riceve questi dati. Questi dati che sono correlati, ben misurati, interpretati e che sono stati trasferiti, a questo punto vengono stoccati in data lake, vengono accumulati in strutture adeguate. Non voglio entrare perché questa non è questo mi hanno detto che non è il talk adeguato, ma vedremo se ci saranno altre occasioni per talk di dettaglio. Quando li avete lì in questo contenitore, quello che si può fare è essenzialmente un'analisi. Dall'analisi finalmente si compie la magia, si costruisce una predizione, un apprendimento o semplicemente una strategia con cui utilizzare questo dato e si chiude il loop verso di nuovo il sensore. Per cui cos'è che succede? Qualcosa cambia. Fa cambiare la grandezza fisica che è stata misurata e il giro ricomincia. Ok? Questa, per chi ha fatto teoria del controllo, è essenzialmente è la normalità.
serve per stabilizzare i sistemi. I sistemi stabili hanno un feedback, hanno un loopback e in qualche modo si può costruire anche in stabilità, anche con un loopback, ma se la retroazione è adeguata, mettiamola così, il sistema tende a stabilizzarsi su punti di equilibrio. Ci sono mille modi con cui si stabilizza, la matematica non è neanche tanto complessa, ma racconta come si stabilizzano i sistemi. Quello che però viene percepito da questo schema è che è una catena infinita, per cui quello che il dato d'origine generava quando era in anello aperto si fermava qua all'interpretazione. Spesso qui veniva poi letto da un umano. Provate a pensare, non so, prendo un metro e misuro qualcosa. L'umano a un certo punto prende il numero e la catena si è interrotta. Se questo metro sapesse dov'è, sapesse in che tempo sta facendo questa operazione e sapesse anche la lunghezza, perché è quella che sta misurando, allora probabilmente si possono fare più inspection, si possono fare più analisi. Vi faccio l'esempio banale che è quello che veramente si capisce, è il termostato. Ok? Oggi tutti avete il termostato in casa, il termostato regola la temperatura, essenzialmente chiude questo anello attraverso una catena di fili che vanno più o meno alla vostra caldaia. Ok? Oppure ha un'elettrovalvola che apre e chiude qualche ingresso di l'ingresso di calore in casa vostra, che sia acqua, che sia un fluido che riscalda o che rifredda. A questo punto provate ad immaginare un sistema che non si chiude più sulla vostra caldaia, ma che porta questi dati a un cloud e che lo fa non per la vostra casa, ma lo fa per tutte le vostre stanze e tutte le stanze di tutte le case di tutta questa Smart City. Se tutto questo arrivasse davvero ad un punto dove magari è accessibile un altro loop che potrebbe essere collegato qui, immaginatelo, sempre collegato al pallino grigio del cloud, ok? Dove per esempio possono arrivare le previsioni del tempo, ok? Allora, quello che si ottiene è che da una parte potremmo vendere questa catena di dati che rappresentano la temperatura distribuita in questa città. Ok? Dall'altra potremmo ricevere informazioni di previsione sapendo che è inutile scaldare casa mia se fra 4 ore comunque ci sarà il sole e ho un delta termico di un solo grado. Per cui è inutile accendere qualcosa, tanto la compensazione e i delta termici e i tempi con cui si perdono calore e si guadagnano calore la casa non sono giustificati. Ok? Allora, su questo grafico capite bene che IoT è, l'ho scritto qua accanto, un sorprendente aggregatore di tecnologie. Per cui ci sono i sensori, ci sono le catene di misura, ci sono i microcontrollori che servono per interpretarla. Ci sono le parti radio o by cavo che permettono, ci sono i cloud sulla parte alta e ci sono tutti gli algoritmi di machine learning o di algoritmica tradizionale, deterministica, che poi portano addirittura verso gli attuatori, elettrovalvole, piuttosto che sistemi che muovono, cambiano equilibri. Primo passo, i sensori, ok? Ne vedete nascere tutti i giorni. I sensori sono il primo passo dell'IoT. Senza il sensore non avete nulla da raccontare. Per cui vi serve qualcosa che prenda una grandezza fisica e la correli in qualche modo a quello che è una grandezza che per voi è più facilmente gestibile, probabilmente una grandezza elettrica. Ok? Detto questo, questo oggetto diventa una catena di misura che svolge il proprio compito qui. In questo processo avete un physical object che racconta qualcosa che lo deve trasmettere. Tipicamente esiste un gateway, poi entreremo nel dettaglio perché un piccolo focus lo facciamo su essenzialmente i protocolli per l'IoT, i protocolli radio. Il gateway rappresenta essenzialmente il punto di uscita
verso una network tipicamente più veloce, ok? Tipicamente più capace, più a banda larga, e la network è lo scivolo verso il cloud che è tipicamente fa da aggregatore. Nel momento in cui i dati sono aggregati, bene, qui ritorniamo noi in pista, ecco gli uomini, e tutto quello che serve per deliberare informazioni verso l'uomo. Per cui tutte quelle applicazioni che oggi abbiamo imparato a essere piattaforme di condivisione, piattaforme social, piattaforme o applicazioni. Andando avanti, l'uomo si posiziona qui, si posiziona. E dal suo punto di osservazione lui guarda probabilmente un solo oggetto, ok? O magari nel futuro più di uno, o magari meno di uno, solo una realtà mixata o arricchita con questi sistemi. Anche chi mi ha preceduto ha detto che le tecnologie che possono essere finanziate sono tecnologie di mixed reality o di augmented reality. Eccole qui. L'idea è che oggi l'uomo ha un posto troppo piccolo dove raccogliere tutte queste informazioni. Avete troppe app, abbiamo troppe situazioni che sono difficili, che rappresentano male i dati, però li rappresentano. Ad oggi è quello. Il cloud è sotto e poi, ecco là, tutti gli oggetti, ok? Che vivono in posti diversi, da casa vostra, la vostra fabbrica, il contratto che avete con il fornitore di energia, e tutto quello che immaginate, e lì a catena decine di oggetti. Sì, ci sono degli studi che, così non ho riportato in questi slide, che ipotizzano che le personal area network attorno agli uomini avranno entro il 2030, se non ricordo male, qualcosa che sta fra i 20 e i 25 oggetti. Questo significa moltiplicare per 20-25 quei 4 miliardi di persone che hanno voglia di colloquiare oggi tra di loro in internet, 4 miliardi su 4 miliardi, oppure 4 miliardi su 4 miliardi per 25, ok, oggetti. E naturalmente la sfida è abbastanza grande, è gigantesca da un certo punto di vista, però è già in atto, cioè non è qualcosa che non conosciamo. La rappresentazione del dato sarà qualcosa su cui bisogna riflettere. Andando sulle tecnologie, proviamo a fare una piccola overview di cosa vuol dire trasferire un dato. Allora, innanzitutto, bisogna distinguere come lo vogliamo trasferire, perché IoT vuol dire che lo raccogliamo, vuol dire che lo misuriamo correttamente, vuol dire che lo depuriamo dagli errori, vuol dire che in qualche modo va nella memoria di qualche microcontrollore e a un certo punto bisogna che faccia quel passaggio, deve andare, deve uscire. E se esce via cavo, siete in un caso old style, telemetria, ok? Se esce in un cavo PSTN, addirittura peggio della telemetria, siete veramente su qualcosa tipo uno SCADA. Se invece cominciate a parlare di sistemi interconnessi ma wireless, allora il tema diventa capire di cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo trasferire. Se ci sono tante tecnologie diverse oggi disponibili, dipendono, si dividono essenzialmente, si suddividono fra loro per banda, quanta roba riusciamo a inserire nella trasmissione, e per range di propagazione. Allora, vedete qui, partiamo subito dai cellulari. I cellulari sembrano essere vittoriosi, visti così, ok? Perché uno dice, beh, è a banda alta, perciò banda larga, ok? E perciò, se io prendo questo punto, sono anche a long range, ottimo. Questo però non è realmente vero, perché le tecnologie cellulari, anzi, stanno diventando sempre di più short range. Il 5G ha celle ancora più piccole. Perché si chiamano cellulari? Perché naturalmente si parte dal presupposto che qualcuno mantiene una rete nella quale io mi iscrivo. Nel momento in cui sono accreditato posso far passare dei dati e io li vedo come un transito di dati point to point dal mio punto verso il cloud.
E magari il cloud è davvero in Australia, ok? Perché ho deciso che è così. Ma la realtà è che in mezzo ci sono decine di hop che rappresentano il vero passaggio del pacchetto, ok? Per cui la telefonia cellulare è un modo per fare questa cosa, ha una controindicazione che dobbiamo considerare, che è per esempio il fatto che c'è una fee, un contratto, e ci sono, diciamo, degli obblighi, durate di contratti e così via. Se invece andate verso tecnologie che si sono rese disponibili e che sono anche disponibili in ambito privato, un'azienda, un ospedale, a casa nostra, allora trovate a banda larga il Wi-Fi e il Bluetooth che vi permette di avere le cuffie wireless, ok? Oppure il mio laptop adesso che è collegato by wireless sul mio access point, però sappiamo tutti che i range di trasmissione sono limitati. Una risposta, adesso andiamo un po' nel dettaglio, diciamo, media, che è diversa, insomma, è utilizzare delle modulazioni particolari, vengono, no, è un nome commerciale, LoRa, ne esiste un'altra, si chiama Sigfox, la vediamo dopo, e queste modulazioni proteggono il pacchetto, diciamo, schermandolo meglio e dal rumore, e il pacchetto ha solo il vincolo di essere un po' più piccolo, cioè non possiamo spostare grandi quantità di dati. Per cui l'ora, forse in questo grafico, è tra virgolette anche ottimistico, nel senso che sembra quasi a banda larga, ma in realtà forse dovrebbe essere un pochino più schiacciato. Questo mi fa pensare che questo sia un grafico molto commerciale. E diciamo che per piccole quantità di dati riesco a raggiungere grandissime distanze. Quando dico grandissime, intendiamo grandissime, cioè grandissime per una propagazione elettromagnetica classica, magari eseguita a batteria. E perciò decine di chilometri, in alcuni casi centinaia di chilometri. Ok? Se andate nel deserto oppure su uno specchio d'acqua, si possono raggiungere ancora chilometri, distanze ancora più lunghe. Perciò, andando un po' nel dettaglio per prendere un po' la misura, quello che avete è che qui avete i cellulari, il famoso 4G, adesso c'è il 5G, ok? E qui c'è un errore in questa slide, l'ho visto prima, qui è riportato NB-IoT, l'NB-IoT non va qui, ok? Ma va messo più vicino a qui, direi, ok? O qui, adesso ne parliamo, ma c'è una slide dedicata all'NB-IoT. I nomi commerciali sono quelli che state vedendo e LoRa e Sigfox sono i due protocolli che in questo momento rappresentano lo stato dell'arte per l'IoT. Ricordatevi che stiamo parlando di Internet degli oggetti, per cui non stiamo parlando di oggetti logorroici, non stiamo parlando di una chat o un video in Facebook o in WhatsApp, stiamo parlando di un oggetto che dorme il 95-98, forse anche il 99% del tempo, si sveglia, fa una cosa, misura, preleva un valore, lo processa nella catena di misura e poi fa una cosa che viene chiamata tipicamente fire and forget, ok? Lo lancia e torna a dormire, ok? Questa è la vita di una sensors network. Immaginate sensori di pressione, sensori di temperatura, capillari distribuiti in tantissimi punti, oppure sensori un pochino più complessi che possono fare il detect di una sorgente di calore o di una sorgente di calore che può assomigliare a un incendio. Qualcosa noi abbiamo fatto da questo punto di vista. L'idea è essenzialmente oggetti semplici, catene di misura anche complesse, ma alla fine che devono solo avere in mano un dato serio e poi fire and forget. Questo è il ruolo dell'IoT visto dal punto di vista della sensoristica. Perciò, se la vedete così, allora quello che ottenete è che ci sono sensori, vedete questa colonna dei sensori,
di luminosità, HVAC significa hot ventilation and air conditioning, sensori magnetici, sismici, di immagine o dei CCD termici, CCD oppure non solo puntuali, acustici, chimici, umidità, temperatura e via, ok, che vengono poi in qualche modo usati per protocollare, vengono protocollati attraverso un gran numero di diversi standard, ok? E il vostro, sulla destra avete l'area di applicazioni, perciò la vostra casa, il vostro veicolo, il vostro appartamento, punto di logistica, l'ufficio e così via, l'industria, sono il punto in cui questi sensori operano e poi pam, ricevono dei dati, e l'enterprise, qui potrebbe essere anche bidirezionale, non è sempre detto che lo sia, può colloquiare con questi oggetti oppure riceve dei dati asincronamente. Parliamo di LoRa e Sigfox, immagino che siano cose, io non vedo chat, non vedo nulla, per cui mi attendo da Marco degli warning se dovessero servire. Vai tranquillo Matteo, ti monitorerò. Ho una domanda, io magari la tengo per la fine, dai, che così benissimo. Che sei coinvolgente. Allora, due parole su che cosa significa LPWAN, Low Power Wide Area Network, ok? Essenzialmente sono delle tecnologie pensate, radio, pensate per spedire il dato lontano, molto lontano, se come dire, il dato ha un contenuto informativo relativamente ridotto. Facciamo due esempi. Cosa significa ridotto? 50 byte. Ok, punto. Guardate che in 50 byte si raccontano un sacco di cose. Si raccontano. Se siete un sensore, ok? In 50 byte però non raccontate niente di quello che gli umani non fanno, forse neanche un messaggino di quelli di Twitter, perché ne vogliono, se non sbaglio, io non sono un così social, però mi sembra che sia 140, no? Qualcosa del genere. Non lo so, penso, aiutatemi voi. Comunque, LoRa e Sigfox rappresentano essenzialmente due modi diversi, uno modula nel tempo, l'altro in frequenza, fanno scelte relativamente simili. Oggi sono delle network che sono disponibili, come vedete Sigfox molto meno di LoRa, lo vedete dai pallini gialli, dai pallini di viola, ok? Sigfox ha la caratteristica di non essere, di non garantire, di non permettere l'installazione di una rete di tipo privato. Questo è sicuramente un limite più, tra virgolette, burocratico di business model, come viene definito. Per cui la logica di business di Sigfox è: io divento un operatore, ok? E perciò incontra delle difficoltà da questo punto di vista ad evolvere, mentre invece LoRa dribbla dicendo è buona per gli operatori, ma puoi anche installarti la tua casa tua, ok? O nella tua fabbrica, like Wi-Fi, esattamente come il Wi-Fi. A questo punto, un piccolo segreto che forse nessuno vi dice: queste due tecnologie sono bande ISM, ok? Cioè sono bande di tipo 433, 868 MHz, 915, 923, Stati Uniti, Australia, ok, o Filippine. Per cui c'è una piccola difficoltà organizzativa che è più del costruttore che non tanto di chi usa il sensore, perché naturalmente chi progetta qualcosa vorrebbe avere degli standard, cioè come, non so, il 2.4 giga del wifi, che è tanto comodo per tutti, ma a 2.4 le propagazioni, Maxwell lo insegna e lo scrive in quattro equazioni, c'è poco da fare, si va meno lontani, ok? Allora, un po' è colpa di Maxwell, un po' è colpa della modulazione, un po' è colpa delle leggi, fatto sta che bisogna stare sotto il giga, ok? Le bande ISM che stanno sotto il giga hanno delle legislazioni diverse in giro per il mondo. Questo è l'ostacolo più grande, ok? Ma è un ostacolo essenzialmente già risolto. Andando avanti nella narrazione, se volete capire che cos'è
davvero lo rà a livello di caratteristiche, super low cost device, ok? Vuol dire che i vostri dispositivi devono e dovranno diventare, ricordatevi, come la carta. Io vi invito a ricordare dove, cosa avevo messo sul lato destro della slide, cioè quella carta lì. Se vi dicessero che andare al bagno costa 30 euro tutte le volte, io sono convinto che troveremo un'altra tecnologia, ok? Ma se invece vi dicono che essenzialmente con 30 euro l'anno forse fate tutto quello che dovete fare, allora va bene così. Questo è il concetto di low cost. È per questo che questi dispositivi oggi stiamo cercando addirittura di farli diventare destrutturati fino al punto di non essere neanche stampati dove pensate di stampare normalmente un chipset. Ok? Facciamo chip on glass per riuscire a evitare qualsiasi altro supporto, chip on paper addirittura. Ci sono delle ipotesi per cui ci saranno dei francobolli, ok? Che nel momento in cui conterranno una batteria, una nanobatteria, una nanoradio, un nanosistema che a un certo punto sa quando avete aperto la busta, lui muore, lancia e dice: sono stato aperto, e diventerà la ricevuta di ritorno, diventerà la raccomandata, ok? Non potrà costare più di quello che state raccomandando, giusto? Per cui deve costare veramente pochissimo. Devono essere long range, e l'ora è long range. Quando intendiamo long range, intendiamo non i 450 metri che tipicamente sono utilizzati nelle celle GSM. Una cella GSM ha un raggio tipico di 400-600 metri. Dipende dai tipi di buildings, dipende da dove propagate, però una base station copre quest'area, ok? Come avete notato, le aziende che hanno buttato soldi in questo business hanno dovuto infrastrutturare. Non le vedete più, le vestono da albero, le nascondono dietro ai cassonetti, ma le antenne sono ovunque. Ok? Se invece utilizzate LoRaWAN, vi potete permettere il lusso di pensare che potete mettere un'antenna ogni 4 km, ok? Che, se ci pensate, è un fattore importante di demoltiplicazione. E LoRaWAN rispetta la batteria, anche Sigfox, questo vale anche per Sigfox. Rispetta la batteria vuol dire che questi dispositivi devono andare in campo e restarci 10, 15, 20 anni. Se andate in campo a cambiare la batteria di una cosa che costa 15 euro, bisogna che chi la cambia, batteria, più tempo, più persona, devono costare meno della metà dei 15 euro. Ok? Come facciamo a farlo? Per cui l'unico modo è non andare a sostituire la batteria. Queste sono le strategie attuali. E LoRaWAN, ancora una volta, lo permette. È chiaro che dipende da quanto rendete logorroico LoRaWAN. Non potete pensare che LoRaWAN sia un protocollo per mandare un dato al secondo. Ok? Se state misurando un evento fisico che ha delle frequenze naturali classiche come la temperatura, un sistema che rappresenta delle oscillazioni, nel momento in cui la Terra oscilla durante un terremoto, quell'oscillazione può arrivare fino anche a 10 Hz. Va bene? Noi campioniamo, prendiamo tutto, poi spediamo, ci riaddormentiamo e abbiamo fatto un sistema che fa monitoraggio diciamo, sui terremoti. Direi che una caratteristica importante di LoRaWAN, adesso vi spiego anche la differenza, è che è anche bidirezionale, ok? Perciò accetta sia upload che download da questo punto di vista. Sempre pacchetti nanoscopici. LoRa è la modulazione, per cui come io proteggo il contenuto informativo quando diventa un'onda propagata, LoRaWAN è l'infrastruttura che poi permette di fare il catching di tutti i pacchetti che viaggiano. Non voglio entrare nei dettagli, ma ricordatevi che se voi trasmettete ad una determinata frequenza su un determinato canale, o fate frequency hopping,
oppure non c'è niente da fare. Quando trasmettete, voi occupate quel canale, ok? È come un filo. Nel momento in cui lo occupate, se un altro dispositivo si alza così randomico e decide di parlare, può spaccare il pacchetto, può distruggere. E lì ci sono un sacco di metodologie per evitare che succeda oppure per compensare quello che succede. Ok? Una cosa che mi interessa definire qui per quanto riguarda l'Aura e l'AuraOne è un'applicazione definita sicura. Ok? Allora, premesso che sono abbastanza certo di quello che sto dicendovi, affermando che la sicurezza non esiste. E voglio dire, non esiste perché la matematica ci dice che non esiste. Ok? Non esiste sicuro e non esiste impossibile. Una volta che abbiamo definito che nei processi questi due lati non esistono, ok, sono come dire asintotici e perciò vengono colpiti all'infinito, il resto possiamo dire che è correttamente, adeguatamente sicuro. Ok? Per cui il protocollo LoRa accetta crypting e potete eseguire anche il double crypt, per cui voi criptate l'informazione, inserite il pacchetto, LoRa ricripta tutto, quando arriva a destinazione attraverso il gateway, LoRa viene smontato, per cui chi fa un gateway potrebbe venire a conoscenza del vostro payload, ma se voi avete criptato il payload anche non riesce a fare il decrypt, per cui arrivo, mi smonta, l'envelope viene buttata, poi viene ripartito perché di nuovo entro in un altro contenitore, ma io sono criptato, per cui il mio payload è criptato ed è all'interno di sistemi che criptano nel loro modo. Ok? Perciò direi ragionevolmente sicuro, assolutamente ragionevolmente sicuro. Protocolli soliti, protocolli, metodi di crypt soliti, SHA e tutti quelli che conoscete. Ok? Avanti, andiamo invece su una tecnologia antagonista, ok? Se Sigfox e LoRa rappresentano le due punte di diamante, direi ormai solo LoRa, ok? Perché Sigfox è morto per modelli di business, colpa degli uomini, non colpa della fisica. E rappresentano nel caso di queste propagazioni sotto il gigahertz, perciò in banda ISM, rappresentano lo standard oggi de facto per l'IoT, ok? Quando invece parlate di IoT, passando dalla vecchia materia della machine to machine, che usava il GPRS per fare questi trasporti di informazione, GPRS e SMS, vi ricordate? C'è stata un'epoca in cui i cancelli, gli apricancelli, usavano gli SMS per fare un po' di scambio dati. E l'eredità di questi oggetti va a finire in qualcosa di più performante, che è NB-IoT o LTE Cat M1, che rappresentano essenzialmente le due tecnologie, una Stati Uniti, l'altra Huawei, perciò essenzialmente Cina, ok? Oggi c'è tutto questo tema di America First, tutto questo antagonismo sul mercato, per cui NB-IoT potrebbe non essere accettato in alcuni ambienti, LTE Cat M1 viene accettato tipicamente dove non viene accettato NB-IoT. NB significa narrow band, per cui significa che ancora una volta hanno scelto bande strette per trasferire pochi dati e ancora una volta avere propagazione. Una cosa di cui mi sono dimenticato prima è dire spesso i dispositivi stanno in ambienti scomodi, ok? Immaginate un contattore dell'acqua, lo vedo qui, ok? Il contattore dell'acqua tipicamente non è alla luce del sole, è in un tombino o in una nicchia in cemento armato o così via. Se utilizzate protocolli standard come il GPRS, il rischio è che se il segnale è debole, se la base station è lontana e in molte condizioni non riuscite a leggere questo dato, ok? Non riuscite a prendere la linea, come se fosse una telefonata. Mentre invece in protocolli come LoRa e Sigfox avete un altro fattore di penetrazione. Si riescono a raggiungere anche oggetti che stanno un metro sottoterra,
Ok? E questa è un'altra delle caratteristiche che fa molto bene all'IoT. Vi sarà capitato di sicuro di perdere la linea del vostro telefono mentre stavate facendo qualcosa in Wi-Fi o addirittura in 4G se andate nell'interrato di casa vostra, in un parcheggio interrato, piuttosto che in una zona molto in ombra dal punto di vista dell'irradiazione. Questo non accade per i protocolli IoT, non accade se la rete è fatta bene, ok? E non accade nemmeno per NB-IoT e LTE Cat-M1 perché sono pensati ad alta propagazione, ok? Perciò sono pensati per penetrare molto. Anch'essi sono low cost, non low cost come quelli di prima, perché una tecnologia GSM comunque è più costosa, la miniaturizzazione è meno incisiva nel caso di NB-IoT rispetto a LoRa, perché i chipset di LoRa possono diventare piccolissimi, addirittura possono essere integrati nei microcontrollori, perciò li trovate già in SoC, System on Chip, mentre invece se andate su NB-IoT li trovate in moduli o modem, per cui questi oggetti fanno diventare i vostri oggetti un pochino più grossi. Okay? Mi sarà capitato di vedere quegli orologi cinesi che contengono, che hanno la SIM card e possono connettersi, sono molto spessi, okay? Perché dentro ci sono questi moduli. Si può arrivare ad un'alta densità, non come l'ora, molto meno, rispettano la batteria, sì, ma non come l'ora, ok? E hanno una caratteristica importante, abilitano dei canali di upgrade, di fuota, firmware over the air, okay? Per cui potete andare a distribuire update, lo potete fare anche in LoRa, ma essendo i pacchetti molto piccoli, se avete un firmware molto grande, rischiate di impiegarci molto tempo e dovete anche parzializzare le bande, ci sono normative che vi dicono che dovete stare sotto l'1% di occupazione della banda, dipende dal paese in cui siete, là la questione è più complessa. In NB-IoT invece tutto è gestito dalla rete, ci sono piattaforme di rete che credo conosciate, alcune sono abbastanza famose, sono di Cisco e che vengono utilizzate dai maggiori operatori di rete, e queste piattaforme diventano, nel caso di Cisco per il 2G, 3G, 4G e 5G sarà, ma nel caso di NB-IoT ci sono le piattaforme di Huawei. Questo vi permetterà di deployare il vostro firmware su quella piattaforma e poi attendere che venga distribuito agli oggetti. Vado un po' veloce, cerco di chiudere dicendomi il vero problema oggi, la challenge a cui siamo oggi tutti dedicati, le persone che stanno lavorando in questo settore, non è più la radiofrequenza, ormai quella è scontata, è andata, ci sono queste due grandi famiglie, si utilizza un ambito, quella della diciamo trasmissione assistita by rete da un operatore, quella NB-IoT, LTE, Cat-M1, in casi di business che lo permettono, si utilizzano LoRa, direi Sigfox non più, LoRa, dove casi di business permettono anche, per esempio, non so, di non voler avere dispositivi connessi che pagano delle fee degli operatori. Perciò immaginate una fabbrica, grandi aree, in posizione i miei access point, LoRa, come se fossero degli access point di tipo Wi-Fi, copro i miei chilometri e poi tutti i dispositivi che aggiungo sono for free. Per cui questi parlano anche logorroici e pam, sparano dati, senza pagare una fee per transito. Due casi, perciò, due casi di business diversi. Bene, main problem è il battery lifetime. Tutti i dispositivi hanno problemi di batteria, ok? Soprattutto se devono trasferire dati. Li compensate con delle strategie di basso consumo, li compensate con strategie di connessione alla rete, li compensate con strategie di energy harvesting, quando possibile, di recupero dell'energia da vibrazioni, temperatura e quello che volete, se non
diciamo, se non ci si arriva così, l'applicazione non può andare a batteria. Ok? Beh, ricordatevi che sempre nei movie Terminator era una versione, Matrix aveva fatto diventare noi le batterie. Ok? Per cui era un tema già conosciuto. Noi eravamo le batterie del Matrix all'interno dello scenario The Matrix. Ok? E oggi noi stiamo cercando delle batterie per i nostri dispositivi. Una tecnologia promettente che arriva proprio dalla città dove vivo, che è Manchester, nel 2010 è stato preso un premio Nobel qui dall'Università di Manchester sul grafene, una tecnologia molto promettente che però ancora oggi non diventa dispositivi, ci sono dispositivi ma sono troppo costosi, utilizzare questi materiali monodimensionali che renderebbero le batterie molto 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 leggere e super capaci. Okay? C'è un link, potete andare a leggere, potete leggere 3 anni, io cerco sempre anche di capire, certe volte faccio fatica, ok? Ho degli amici qua a Manchester che me lo cercano anche di spiegare e io diciamo che per adesso bevo la birra e cerco di ascoltare bene quello che mi raccontano, ma è parecchio difficile questa cosa. Ci sono delle grosse strategie in questo momento in Asia su questa tecnologia, e in particolare in Corea. Ok? Dettagli quando volete, ne ho tanti, però diventerebbero veramente difficili da esporre adesso. D'altronde faccio solo questo nella mia vita, per cui dedicandomi a una sola materia ho avuto il tempo, 48 anni, per, tra virgolette, entrare nei dettagli. IoT vuol dire consegna il dato al cloud, concludiamo la catena, ok? E perciò essenzialmente i cloud oggi veri sono 3. Qualche mio collega Alberto, che voglio citare qui, sostiene che siano 2, io sono d'accordo con lui, ok? E in realtà per noi è 1, e cioè Microsoft Azure, ok? Amazon è un bellissimo cloud che però, essendo nato prima, oggi soffre di vecchiaia su questi temi, ok? Google invece è orientato a livello di business su altri temi. Per cui sono orientati in modo diverso i 3 cloud. Tutto il resto non esiste, diciamoci tutta la verità. Okay? Ci sono su questi cloud servizi proprio dedicati alla messaggistica, per cui dedicati a questi micro pacchetti che vengono ospitati in code, usano tecnologie fortemente distribuite, ridondanti, lavorano su temi come quelli che ha esposto in altri talk Alberto, relativi a chaos engineering, soluzioni solide e robuste, perciò voglio dire c'è tutto, quello che vi diciamo così in amicizia, c'è tutto, ma bisogna fare un sacco di cose per arrivare a concludere, nel senso che non esiste una soluzione preconfezionata e forse è giusto così ad oggi. Ricordatevi che Microsoft Office, per essere Microsoft Office, è partito dal primo Office, giusto? Per cui oggi la soluzione è, beh, abbiamo Microsoft Office da una parte, abbiamo qualche Open Free Software Foundation dall'altra, e abbiamo, diciamo, per quel tipo di problematiche qualcosa di Google, ok? Che però forse non raggiunge ancora le qualità desiderate. Dall'altro punto di vista ci hanno impiegato 30 anni, signore. Ok? Per cui siamo proprio all'inizio, probabilmente qualcosa di super confezionato arriverà nei prossimi 15 anni, ad oggi non è super confezionato, ve lo dovete fare. Ok? Beh, è anche la parte bella del gioco, se uno ama questa materia. Ultime slide, perciò come si fa a lavorare con questi cloud? Noi conosciamo Azure, abbiamo lavorato un pochino con AWS, ma su altri temi. Essenzialmente costruite resource group, costruite oggetti, questi oggetti sono posizionati in cloud, lì materializzate nel punto del mondo, materializzate qui è veramente da tirare fuori con le pinze, cioè lì posizionate da qualche parte nel mondo, e a un certo punto cominciano a rispondere questi oggetti e voi li utilizzate infilando dati, ritirando dati e ottenendo risposte. Ok?
Ultima, penultima slide, ed è quella con i quali vi lascio qualche link con cui potete fare proprio due clic e vedere anche con versioni gratuite di Azure, che cosa vuol dire far mandare dei messaggi, riceverli e riottenerli dall'altra parte. Guardate, vi ho fatto uno snapshot di una cosa che qui avevo fatto 400.000 messaggi per day, noi eravamo sotto questa soglia, li abbiamo promossi, stiamo parlando anche di architetture logorroiche, 400.000 messaggi per giorno, strutture logorroiche, ok? Per cui strutture che parlano davvero, costi molto molto bassi, attenzione che l'appetito viene mangiando e gli euro si accumulano. Per cui io cerco di chiuderla qui, aspetto delle vostre domande e direi che chiudo con questa, che potrebbe essere di buon auspicio rispetto a quello che vi ho fatto vedere durante le slide. Siamo partiti da Terminator, siamo diventati delle batterie con Matrix e forse oggi qui potremmo essere il nuovo Dio per la nuova mano dall'altra parte. L'altra parte sono tutti questi dispositivi connessi che in qualche modo oggi esistono già, ma diventeranno sempre più prepotenti. Grazie. Grazie mille Matteo. Ho capito adesso perché ti avevo chiamato Piero Angela, complimenti per il tour, che è stato molto interessante. Grazie mille. C'è qualche domanda, quindi ti fermo. Luca Boso chiede: qual è la cifra standard e come viene misurata? A bit, a dispositivo? Credo si riferisca di fatti sotto specifica, intendo cifra del cloud, ad esempio Amazon. Allora, ho bisogno di qualche dettaglio in più perché sennò racconto stupidaggini. Ok, allora, cifre standard. Allora, se parliamo di cloud, per gli esperimenti si può partire for free, ok? Potete fare tutto. E direi che poi bisogna stare un po' attenti alla gestione dei costi, perché sennò il rischio è che non sia molto for free. Ok, se invece la interpreto dal punto di vista dei costi del dispositivo, forse dipende dal tipo di dispositivo, però ricordatevi che l'obiettivo è far diventare questi oggetti come il vostro raccoglitore di fogli. Se vi dicessero che una cartelletta costa 40 euro, forse non la volete comprare, ok? E perciò proviamo a fare un po' di inspection. Io ho visto a New York un posto dove c'erano dei room molto pregiati. Questi room hanno un problema di refilling, nel senso che una bottiglia, se è un room che ha bisogno di 25 anni per invecchiare, è un problema, ci vogliono 25 anni, ok? Per cui cosa succede? Che c'è un tappo che misura ad ultrasuoni il livello del room e fa un invio e dice: attenzione, io potrei essere ad un livello di scorta critico. Non dico che ci vogliono 25 anni per averlo, però l'approvvigionamento potrebbe non essere così scontato, non si va al supermercato. Per cui in quel caso, quel tappo presumo che possa costare anche 100 euro, ok? Perché il room che è contenuto magari ne vale 1000, ok? Dipende dal caso applicativo. Non so, spero di aver risposto. La domanda non l'avevo specifica ancora. Luca Boso dice: siccome di cloud, oltre a citare, ce ne sono tanti, diventa difficile sceglierne uno. Io penso che credo si riferisse ai costi in cloud del quantità di messaggi mandati. Più o meno, allora, le tariffe sono tante, diverse in base al numero di dispositivi, sono tanti di messaggi al giorno, quindi è anche lì difficile scegliere quale sia il cloud migliore, soprattutto se la si può. C'è un calcolatore, Marco, che potete utilizzare online, molto molto comodo. Sto parlando di Microsoft perché io così non è che ne voglio fare pubblicità, è quello che conosciamo, ok? E lo conosciamo bene, e quel calcolatore è attendibile. Okay. Infatti Alberto specifica: i costi di Azure e AWS sono sostanzialmente identici per quanto riguarda l'IoT. Grazie Alberto. La scelta va anche a coinvolgere, diciamo, altri servizi che uno utilizza del cloud, quindi è anche un po' una predisposizione da parte di un'azienda che ha sposato un certo cloud, per il quale
si trova meglio con una soluzione piuttosto che con l'altra. I costi poi alla fine, bene o male, sono abbastanza concorrenziali. Esatto. C'è Non un'altra domanda di Matteo Ghezza, chiede se Home Assistant, penso Alexa e Google Home, si possono considerare dei buoni hub per sensori IoT, a livello software intendo. Così mi chiede. direi che non contengono ancora, sentite bene, l'ora, ok, però potrebbero esserci delle sorprese. Direi che in generale vedeteli come un modo per centralizzare alcuni dei vostri dati e poterli fare uscire. Lì Scusa però Matteo. l'accento che è pensato su tecnologie voice talking, per cui l'obiettivo lì è cominciare ad avere un'altra human interface, device experience. Per cui direi che è molto simile al concetto del caschetto di HoloLens o degli equivalenti che esistono per realtà arricchite, realtà mixate o per realtà virtuali. Lì c'è un tipo di interazione con la macchina, che è più che altro visivo, o gesture, mentre invece sul tema Google Home e Alexa, lì c'è il verbale. Sono tutte modalità di interfaccia. Vi ricordo che proprio nella slide dove vi ho fatto vedere quella piramide, lì potresti mettere questo oggetto che potrebbe essere il tuo home assistant, che magari ti legge la temperatura di qualcosa che hai nella casa della montagna. Scusi, Matteo ha precisato quello che faceva la domanda. Si riferiva a homeassistant.io, un software open source che fa da hub per domotica. Io sinceramente non lo conosco. Non lo conosco, non posso rispondere, ma guardate, me lo annoto perché naturalmente adesso imparo io. Grazie, ringrazio l'interlocutore, non mi ricordo come si chiama, Matteo Home Ghezza. Assistant. Guardate, ne esistono tanti di questi oggetti. Io quando ho costruito casa in Italia ho usato un protocollo che si chiama Connex, ok? È uno standard de facto per la domotica. Ho poi interfacciato casa mia con i miei tablet attraverso Connex, ho fatto tutte queste cose, ma non si afferma mai uno standard da questo punto di vista. Per cui il pericolo è sempre quello di non avere delle definizioni. Forse abbiamo dato una risposta su Google Home e forse su Alexa che potrebbero andare in questa direzione. Magari gli standard stanno diventando quelli, perché sono supportati da aziende così grandi che riescono a standardizzarli con i muscoli. Esatto. Adesso ho una domanda io che si rifà appunto alla piramide di cui parlavi prima, dove dici appunto che l'uomo attualmente si interfaccia attraverso il mobile ed è a contatto con una serie di sensori e comunque application che vanno continuamente ad incrementare. Non so se hai sentito recentemente l'intervista di Elon Musk e alcuni suoi, diciamo, informazioni riguardo a Neuralink, una delle sue, diciamo, attività che occupa, come dice lui, il 5% del suo tempo. Difatti, appunto, di cosa tratta Neuralink? Secondo i suoi obiettivi, ci dovrebbe essere un chip collegato direttamente, anzi, impiantato direttamente nel cervello, che permetterebbe quindi di collegare l'uomo alla macchina, diciamo in modo generico, in modo tale da abbattere completamente la velocità con cui noi siamo connessi attraverso, diciamo, i nostri device. Cosa intendo? Attualmente per leggere un messaggio ci vuole dover prendere in mano il telefono, aprire l'applicazione messaggistica, leggere il messaggio e quindi, diciamo, dobbiamo poi digerirlo per rispondere. Secondo la sua visione, quindi rifacendoci poi probabilmente un po' anche i film di intelligenza artificiale, cioè di fantascienza che hai citato e anche ad altri, si potrebbe essere direttamente connessi con le macchine. In quel caso, la domanda è: come vedresti tu questa, diciamo, esplosione esponenziale di connessione? Ovviamente stiamo parlando di fantascienza, però
se siamo qualcuno che lo studia, vuol dire che non è poi così lontana questa fantascienza. Allora, lì, Marco, entri nel tema caldissimo della cyborgizzazione, no? Cioè, l'idea è quella che i cyborg non siano solo, non siano più quello che pensavamo nei film. No, allora, ho delle mie idee personali, ma rimangono idee personali che adesso espongo. Ci vedo anche qualche pericolo, molto onestamente. Direi che a me Elon Musk piace molto. Se fa atterrare i missili, sono molto contento che così evitiamo di buttarli via. Però Neuralink è un esperimento che potrebbe essere molto molto importante se lo vedete nell'ambito della disabilità, se lo vedete, ho sentito anch'io l'intervista, l'ho seguita bene, e lì mi piace moltissimo l'applicazione. Quando invece sento Facebook che vuole andare a prendere quella che si chiama la zero impression, cioè il punto zero della tua emozione. Quando tu leggi un post, noi oggi diamo un like oppure un dislike oppure ridiamo, oppure ecco, loro vorrebbero in qualche modo, tutti stanno cercando di portarvi ad essere, portare tutti noi ad essere impulsivi in questa cosa, no? Dire in fretta le cose. Se le dici in fretta, è molto probabile che sia il pensiero quello alla radice, prima di essere processato, ok? Però questo magari è un po' pericoloso, questo è il mio punto di vista. Questo potrebbe essere un po' pericoloso perché qualcosa mi può suscitare rabbia, poi se ci penso bene magari è giusto, ok? Però la prima impressione è rabbia e se una macchina dovesse fare catching di quell'emozione, non so, lei sente quello, per cui non lo so, non sono un esperto di queste cose, sicuramente non sono io che ti può dare una risposta. Ponderata dal punto di vista tecnico, mi piace molto, è super cool, direi che come tutto quello che fa Elon Musk, ok? Lo vedo bene, lo ripeto, nell'ambito delle disabilità, speriamo che subito faccia bene, magari per venire a sapere tutto quello che pensiamo noi, magari per proporci dietro l'angolo qual è il gusto del cono gelato che proprio avevo desiderato l'angolo prima, quello non ho voglia di vederlo. Esatto. Purtroppo poi sappiamo dove certe grosse compagnie vanno poi a parare. Niente, grazie Matteo della risposta. Mi sembra che non ci c'è un'altra domanda. Esistono protocolli come LoRa con una gestione a topic dei pacchetti simile a MQTT? Allora, per me lì in questa domanda faccio fatica a distinguere due cose, però provo a dare una risposta. MQTT svolge un ruolo diverso da LoRa. LoRa è proprio una modulazione e ha come obiettivo quello di spedire il pacchetto piccolo il più lontano possibile con un bassissimo consumo di energia. Ok? Quando il pacchetto arriva in antenna sul gateway, spesso diventa un messaggio MQTT. Esatto. Ok? Per cui forse sono due step successivi, uno successivo. Esatto. Ok. Bene, sembra. Tanti sta salutando, ok. Sì, non ci sono più altre domande. Io direi che Spero sia Matteo. stato utile e dopo raccoglieremo i feedback per capire se ci sono degli approfondimenti desiderati e magari andiamo in quella direzione. Bene? Esatto, grazie mille Matteo, è stato un piacere, è molto interessante. E grazie a tutti, ci sentiamo quindi il 27 per la prossima puntata di Nextcode e parleremo di Kubernetes e Azure e niente. Grazie ancora, ciao Matteo, ciao a tutti. Presto, grazie mille dell'opportunità, buon Buona lavoro. serata.